Niente opening intro. Voi ora siete qui con me, in diretta, in un loop che io ho cominciato in full immersion, in pre-show, perché questa mod. Io ho fatto una ricerca oggi, ho fatto letteralmente una ricerca. E la ricerca mi ha portato a scoprire che, almeno su YouTube, non ci sono video di gente che vince questa mod. Non c'è. Non c'è. La Ascended di Dark Souls, i video che ho trovato, come Prod, per esempio, non è quella che sto giocando io. È la versione non troll. Ho letteralmente cercato Sith Ascended e non era il Sith che abbiamo noi. Era una cazzata da fare, perché ti poteva colpire senza problemi, non c'era Tranquil Walk of Peace, era una bazzecola. Ragazzi, questa roba. E però ha anche droppato Dark Souls 2. Ragazzi, io non credo assolutamente che nei content creator io sia il primo al mondo, perché la mod è vecchia. Non so se Lobos l'ha fatta, ma credo di no. O almeno io non l'ho trovato, non su YouTube. Ma che primo al mondo, è una cazzata. Non credo. Non credo, però non ho trovato, almeno su YouTube non l'ho trovato. Cioè, il fatto è che questa mod è la versione alternativa, oh no, Romoio, che la gente non giocava. Che la gente non giocava, che la gente non aveva minimamente in libreria. E poi è una mod non finita, è una mod incompleta, è una mod rotta, è una mod sbilanciata, è una mod tremendamente aggressiva e con idee, appunto, scherzo contro il giocatore. Il boss talvolta è ingestibile. Sith è letteralmente qualcosa che credo abbiamo già capito come sconfiggere, e mi sembra l'unico modo virtualmente capace di abbatterlo. Esatto, Iota. La Ascended che stiamo giocando non l'ho mai chiamata troll perché è assurdamente difficile. È la versione troll di quella assurdamente difficile. Ah, sì. That's why I'm paid for. E a tal proposito, Alan Fox, Ice Cream, Francisco Gendo, Dark Lord,
Interessante combo. Puck, Refallen, Arch President. Oh! Alekan, Fede Spa. Oh oh. Just Jesse, grazie. 7 mesi insieme. Sparsi in anni di presenza su YouTube e social vari. Grazie del supporto, lo apprezzo profondamente. Allora, quante titanite del demone abbiamo? 21. Ok, 21. Ce ne servono 40, perché 25 più 15 fa 40. Ah, a proposito di Baldur's Gate 3, potrebbe esserci la possibilità, non vi dico esattamente come, ma qualcuno sa già come accadrà, vedrete, poi un giorno si scoprirà tutto, sappiate che è possibile che io faccia giorni di maratona su Baldur's Gate 3. Comunque, Life Hindsight. Più 5... Allora, Life on Site più 5. No, è più 3. Fuck. Semper Fi. Oddio, God. Oh, come on. No, ti prego, non voglio farne altre. Aspetta, ne mancano 5. Ne mancano solo 5. Ne mancano solo 5. Ok. No, 5 è doable. Vado. Aia. No, 5 si fa. Dark Souls 1? Yoda, tu non sai qual era. Quindi tu non sai le differenze di Dark Souls 1.0, allora. Semplicemente le ignori. Questo che pensi che non ci siano grosse differenze. Ah, sì, anime e traduzioni. Ah. Va bene, d'accordo. Va bene, chissà cosa ha la 1.0. A parte l'album fotografico della città infame che gira a 7 fps e non sto scherzando. Ok, abbiamo fatto. Esatto, e nessuno dice mai dello scudo, cosa che mostrerei immediatamente tra l'altro. Ci sono 2 scudi molto speciali nella 1.0. Semper Fi. Chi li indovina e perché? Su ragazzi, esame. Il professore deve spiegare. Su. Allora, lo scudo dei non morti del borgo. Bravi. Lo scudo dei non morti del borgo ha più stabilità di Havel. E farfalla. 0. Bravo. Bravissimo. Lo scudo della farfalla scalava su magia e bisciottava i boss. Lo scudo, eh. Ok. Life Hunt Scythe. Psyche. Più 5. Ora voglio proprio vedere. Ok. Ok. Come si comporta la destrezza?
Ah, ma scala comunque così tanto? Davvero. Oddio, scala, non è vero. Cioè, non è esattamente uno scaling alto, ma... Va bene, a questo punto, warp. Daughter of Chaos. E ora è il momento di schioppare la Lady. E lui... Visto che un più 5 cambierà molto, mi dispiace, milady, ma... Pronti? Io vado. Alzo un po' il volume. Ready to go. E vediamo un po' con... A due mani non conta nulla perché non scala su forza, quindi... Nito? Vorreste provare Nito prima? Oddio, Nito potrebbe essere il finale, vero? Nito è qua dietro. Uè, sono sicuramente intenzionato a uccidervi tutti. Guarda un po' come mi impegno. Sono tutte teste. Eh no, la piromanzia comunque alla fine non ci interessa più. Anto Souls, Juice, Silver Dragon, Yoda, Domank, Devil, Throne, grazie. Ah, devo prenderla a due mani? Sì. Guarda lo sanguinamento. Il veleno, scusate, forse era, non mi ricordo. Vabbè, comunque da 16k. Qui a Grare non ci interessa. Scusa? Che danno ha fatto sta roba? Ah, ma c'è un intero boss là. Non so se è una buona idea. Facciamola così. Facciamo così. Lui potrebbe droppare qualcosa. Ora facciamo... Nope. Allora. Questo è con la build... Va bene. Questo è con la build della massima difesa del gioco. È la massima difesa del gioco. Maledetti. Allora. Dunque. Adesso abbiamo qualche chance. Vediamo. È tutto massimizzato. Oltre questo non si può andare. Vediamo. L'aggro sarà ovviamente infinito.
Ok, reset, respawn. E ora... Lui è anche velocizzato. Ma che velocità! Merda, ha droppato! Merda. Merda, ha droppato. Fuck. Ha droppato. Sì, quittando... Quittando... Ma perché ho l'occhio infuocato sulla testa? Quittando, ragazzi, lo sapete benissimo cosa fa. Respawna. E se respawna, io cosa ci ho guadagnato? A meno che non sia un boss nascosto. Quindi se aveva un drop unico l'abbiamo semplicemente perso. Va bene. That's how it goes. Va bene, va bene. Va bene. E che... Va bene, è andata. Sì, forse è respawnato al santuario, ma ci credo moltissimo. Ci credo moltissimo. No, non sono ancora andato da Nito. Sblocco un falò qua e poi andiamo a fare Nito. Darkamex, grazie. Sperando che ci sia un falò, eh. È tutto dire, visto che non ne vedo mezzo. Stanno tutti morendo. Tutti che schioppano. Uè. Vabbè, facciamo una cosa, eh. È un pochino caotico, altrimenti. Ah, mi sono fatto molto male. Ma sto bene. Ah, ma forse così mi toglie il tizio, può essere? È fatta male da sola comunque la campionessa. Io non vedo. E non credo che il gioco funzioni così. Non. C'è qualcosa che non mi sconfinfera. Ah, attenzione. Siamo pari. Uè, milady. Come va? Ah, ma sono più di una. Au! Ma... Ah, no, che knockback stai a fare. No! 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 Ah. E droppano...
Titanite Shards. Titanite Shards. Il fuoco. Il fuoco ha un certo effetto, eh? Allora. Dai ragazzi, sto bene. Così, così, così. Qui non facciamoci portare via. Resistiamo. Mettiamo le umanità a uso. Ovviamente. Perfetto. Qui abbiamo un macello di schifo sicuramente clippato nell'inferno. Ma forse proprio per questo si rompe tutto e non diventa più ostile. È tutto rotto. Sì, ok. Però vedo anche che non ci sono scrimie. Quindi che ci sto a fare qui? Non c'è neanche un falò, tra le altre cose. Va bene. Il boss è sempre lo stesso? Ci hanno messo comunque il centipede? Per quel che vale. Ah. Apprezzabile. Allora, ora bisogna capire qua che cosa si è inventato l'infame, eh? Perché ecco, famo così. Tu schioppi. Ok, questa è un'arma infinitesimamente migliore. Infinitamente migliore del martello di Smough. Peccato che l'investimento a forza a questo punto poteva essere investito in destrezza. Ma con le sight, con le falci non si scherza in Dark Souls. Non si scherza mai. Non c'è niente, virtualmente niente di meglio. A parte, oddio! Suca. Ho giocato bene, me lo sono costruito il mio impero. Ok, tu adesso devi avere a che fare con un personaggio che è bello incazzoso. Ho fatto 10k in 3 attacchi, quindi fai te. Ah, l'arma ha anche più 5 visibilità, quindi mi vedono prima i nemici, c'è un aggression mod. Ecco perché succedeva quello che succedeva. Perfetto. Oh, cazzo. No, 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 no. Via, 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 via. Il weapon broken, quello che ti pare. Ok, questo ci interessava. Andiamo via. Qui ci si sta rompendo tutto, ma non ci interessa. Non importa, non importa. L'importante è andarsene. Via. Ok. L'arma è ancora intera? Sì, sì, sì. Ok, questa invece è rotta, no? No, non è rotta. Allora facciamo così. Facciamo così. A noi ci interessa la survivability perché non abbiamo un falò. Facciamo questo. A posto. Ah, era una battuta sul fatto che con il martello non si vedeva una sega. Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, ragazzi. Io cerco di essere tecnico e professionale e voi
memate. Quanto è veloce. Quanto sono veloci, questa categoria di arma è completamente rotta. Ah, guarda un po' chi c'è, il mio vecchio amico. Io ormai ho imparato ad abbattervi, ho imparato a fregarvi. Scusa? Che sei forte? Bro, un po' troppo, Ma è più... è più 15. Non dovrebbe poter passare di qua, in teoria. Ok. La mia expertise funziona. Si chiama expertise non a caso. Neanche il modder può cambiare questo del gioco, eh? Molto bene. Mi ha colpito. Che cazzo ha fatto? Mi ha fatto 2k danno. Ma quanto era veloce quell'attacco, tra l'altro? Dai, su. Tra l'altro ha un attacco di... che dura 3 frame praticamente. Dammi troppo almeno a 400k? E me ne da 2. Questo da 400k comunque. Ed è chiaramente non il modo migliore di farmare, perché... ma un falò! Fratelli, un falò, eh? Non è... non è vero! Non è vero! Ma come? Ma che meme è? No! Io stavo scherzando. Io stavo scherzando. Oh, dov'è la tomba dei giganti? In sto bug. Oh no. No! Come per una volta il bug aiuta, Tanokami, ma che stai a dire? Ho perso tempo. Non ha aiutato niente, ho perso tempo. Ho solo perso tempo. Altri minuti buttati. Aiuta, ero un passo dal falò. No, era ovvio che non respawnassi ad Ariamis. Non si può respawnare ad Ariamis. Si è separato dal... cioè, in Dark Souls non può proprio succedere. Non mi ha aiutato. È un'altra troiata... del gioco base, cioè.
Eh no, l'ultimo falò l'abbiamo provato. L'ultimo falò non è quello giusto. E smettetela su. Ok. Ok, ammetto che è difficile non resistere, ok? Ne basta la pena. Aspetta un po', hanno droppato per caso l'arma più forte del gioco? No. Dammi. Amico mio. Che cazzo? Dammi qua. Santa K. Poi. Vai giù. Via. Yeah. Ragazzi, io non c'ho la pazienza. Fa vedere. Perché non può essere tutto così rotto, cioè. Non è possibile che non funzioni mai sto teleport. Allora. Eh no, è sbagliato. Non è il penultimo. Non è il penultimo. L'abbiamo fatto prima, il penultimo è Ariamis da me. No, non può essere fatto apposta per rendere difficile, cioè è un bug di merda. Cioè, in fondo io ho Duke's Archives. Vedete? Poi magari qua va a finire che finisco di nuovo da Norlondo, capito? Si resetta tutto. Non c'è. Allora non c'è. E non c'è. Perché questo è profondità a Norlondo, Ariamis e... E cosa sarà Norlondo base? Ma quindi non c'è la tomba dei giganti? E io me ne frego allora. Io col cazzo che scendo stasera di nuovo. Cioè, io volevo fare Nito come finale. Figo, perché...
Mi potete anche assicurare che c'è, ma se ci sono quattro teleport e l'ultimo è Dux Archives, il penultimo è Ariamis, il primo è le profondità, l'unico che manca è il secondo, per esclusione Anor Londo, non la tomba dei giganti. Cioè proprio a livello di codice non vedo alternative. E quindi vogliamo portare a casa qualcosa. Dobbiamo. Vedo molta rabbia in questo gruppo di... Non c'è un falò? Sembra strano, anche per la Ascended mi sembra strano. Vediamo, forse è qua. Parrebbe di no. Semper Fi.
Molto Final Fantasy 9 sta host adesso. Ok. Ha funzionato. Ora, per prima cosa smettere shortcut. Per prima cosa shortcut. Cursed Londor, Liadon, Frivile, grazie. Ludens, Red Hack. Lud. E questa è fatta. Ok, poi. Poi sei un po' incastrato. Meno di un terzo di quelli normali, va bene. Ok. C'è un oggetto. C'è anche qualcuno che sta cercando di fare una strategia che non gli sta funzionando molto. Pathfinding non sempre pervenuto. Madonna. Questo poi mettiamo anche la diminuzione del lava damage, ci muoviamo, scendiamo. Ah, ma qui si farmano, ok, temporaneo. Nocturna artista, grazie del raid, benvenuti ragazzi e grazie di cuore. State in realtà condividendo un momento di catarsi ludica abbastanza importante. Vediamo un po'. Oh Cristo. Quindi ok, è caduto. Spero sia morto. Sì, si è suicidato. Ottimo. Non mi ha dato anime, ma è morto. Questo è tutto merito di Nocturna. Ok. Ok, adoro tutto quello che sta succedendo. No, questo... E... niente. Okay.
ovviamente. Ovviamente. Tac. Beh, a questo punto cosa andrà storto? Siamo invulnerabili al fuoco praticamente. Vabbè, i guardiani dell'abisso. Beh, se il modder ha messo una mappa che incastra il boss, saranno anche cazzi suoi, eh. Io vorrei farvi capire comunque che stiamo comunque... Cioè, in ogni caso stiamo dimostrando un'expertise di Dark Souls che è fuori di testa. Stiamo sopravvivendo all'impossibile. Nessun oggetto da raccogliere. Suoni buggati. Tre anelli. Because why not? Ha rimosso l'audio. Ha migliorato Dark Souls fondamentalmente. Ok. Il falò, figurati. Oh Cristo, tu chi cazzo sei? Ti sembra a caso? Ah, era Soler. Più o meno. Stamina recovery. Give me something better. Visibility. Ma sei stronzo allora. I migliori guanti del gioco. Gli Iron Bracelet. Thunder Resists. Ha senso. Ha senso. Solo che è un po' tardi. Soul Gain. Vabbè. Allora. Qui hanno rimosso i culi. Attenzione. C'è un drop laggiù, figurati. Allora. Buono. Ah, ho letto i chain, è vero. Non gli iron. Ah, rigenera gli HP. Non credo stacchi però, perché fino ad ora il gioco non ha mai staccato granché. Ok, è comunque migliore dell'originale. Non era difficile, ma... Mi ha preso tantissimo. Mi ha fatto più di un capo di danno, vabbè. Eh sì, l'armatura è più 5, più di così non si va. Nope, stiamo attenti. Un demone vagante, carina sta cosa. Che poi è quello che stava nel boss. Oddio, andrà ucciso sto coso allora. Sono due. È pieno. Pieno, pieno. Oh, stavo scivolando. Pieno, pieno, pieno. Oh, un falò.
Attenzione, tu come stai messo a morte? Bene! Posso vedere che droppi? Ti ha preso, eh? Dropperà un milione di anni sta roba. Ok. Non mi sono seduto perché nei Souls questa regola è cambiata continuamente, ma va bene. Va bene. Sì, ma il one shot molesto così non è carino. Sì, che qualcuno dietro al demone mi abbia colpito era palese. Il fatto che era una sorta di vendetta karmica senza senso. Oddio, è tornato lo shotter. Buttati, 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 buttati che è morbido. Ok. Tanto troppi cose che ho già. Questo mi ha shottato. Sto coso è esploso. Cazzo fai? Sto coso mi ha shottato prima. Mi ha shottato l'esplosione della pallina. Quale pallina? Quale pallina? In Dark Souls non ci sono palline. I Chaos Eater non esplodono, no. Ma in sta moda che ti devo dire? L'unico attacco che esplode dovrebbe essere quello del Fire Sage, ma aveva una grafica completamente diversa. Sì, sembrerebbe l'attacco magico del coso, però è spawnato da dietro, cioè non ha senso. Solo R2. Una palla spinata che è esplosa, avete visto? What? Salem, grazie. Walter. Sì, forse hanno messo attacchi. Aia. Forse hanno messo. Oh no! Forse hanno messo attacchi away alla culla. Così per gradire, per semplificare l'esperienza. Per dare quel brio al gameplay di una boss fight che meritava complessizzazione. Ok. State calmo. Palle spinate comunque qua. Ok, mi sono seduto. Poi. Level. Destrezza. Qua stanno tutti benissimo. E ora provo a insistere. No, non esplode sta roba. Vabbè, ci provo io, eh. Ah, sì, eccola l'esplosione, ora l'ha fatta. Ah,
così non riuscirò mai a uccidere nulla. Devo vedere quanti anni mi dà sta roba. Sanguinamento fa tanto comunque in percentuale, eh? Ok. Mi interessa solo vedere quanto mi dà, perché se mi dà 1 milione di anime, se ne parla. Ah, 400k è meno della metà di quello che volevo, però, eh. Però 400k non è poco. Sì, non era una palla sfinata. Avranno visto le manine del Chaos Thingy e... Vabbè, dai, ma che deve fare la culla? Che deve fare la culla? Scusate, ma ho l'oggetto che dimezza i danni di fuoco. Ho l'oggetto che dimezza i danni da fuoco. Li ho dimezzati. Eccoci. Bravissimo. Ho capito, ma sotto l'ascella magari evitiamo. Vagrant, attacchi alle spalle. Ero preparatissimo. Signora, no. 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 No, 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 no. Mamma, ma che cosa vuol dire? Va bene. L'armatura ha completamente perso di significato. Quindi. Cioè, l'armatura più 5... La lava, non mi fa niente la lava. Sto... La lava non fa un cazzo. Eccoci qua. Allora, ce la dobbiamo giocare in maniera stealth, ok? Vale a dire sprint. Con il 30% più di movement, così almeno... Cosa sono sti affari? Micro golem. Oddio, piromantici pure loro. Oddio, era un titan... Oh, mi sono incastrato sulla... Ok, sto già meglio. Dai, shottati. Merda, schivano
Sono bravissimi. Ok. Ha funzionato la mia tattica. Vediamo se qua dietro posso fare qualcosa su di lui. Ok. No, non ancora, vai. Ok. Tanto non ce la fai. No, no, il pathfinding no. Il pathfinding non va bene. Niente pathfinding. Niente pathfinding. Torna alla 3.5. Perché ha le spalle oppure questi adesso? Ma perché mi fate questo? Basta. Non ci passa, no? $800k stavo... E basta! Ok. Ci pensiamo dopo a quello, eh? Stai dicendo che qua non ci sono 800 incantatrici? Strano. Ok. Sono tutte dentro la boss fight per forza, è certo, ha senso. Ok. Fare niente. Posso fare niente. Ma che devo fare? Cosa avranno creato? Prima vediamo se ci sono minion, poi vediamo se toglierci l'arco. Eccole. Eccole. Eccoci. L'avete sentito il PC? L'avete sentito il PC? Cioè, il PC aveva... È partita la ventola a palla!
così, solo per rompere il cazzo. La invisibilità non sta funzionando granché, in effetti. Ma la lava è invisibile. Sto bene così. E scopriamo a questo punto se la seconda è la tomba dei giganti. No. È tutto così casuale. Signori. È fatta. Abbiamo avuto il nostro episodio. Sono contentissimo. Beh, niente mito, direi. No, ci sta, ci sta.
O meglio, se Nito fosse immediato. No, Nito non è immediato. No, 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 ci dedichiamo un episodio. Ah, il forziere era chiuso, quindi abbiamo ottenuto... Ok, abbiamo anche un bel finale, allora. La mystery key. Ma che cazzo... Ma perché questa mod mi prende in giro? Vabbè, la mystery key. D'accordo. D'accordo, la mystery key. Worth it. Ragazzi, è durata un po' meno la puntata di oggi, ma si sta lavorando al 4.0 dietro le quinte, quindi devo agguantare quanto più tempo possibile, anche se purtroppo questo mi provoca ovviamente tantissimi guadagni in meno. Ma spero che possiate premiarmi quando arriveranno gli obiettivi raggiunti. Siete meravigliosi e spengo le luci per farvi vedere che bisogna assolutamente lavorare anche al resto. Siete stati meravigliosi. Fight. Ciao ragazzi, grazie.